Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi volevo parlare di un film che mi avete suggerito voi e io l'ho amato letteralmente. È praticamente la versione gay di Mean Girl. Si chiama GBF, ovvero Gay Best Friends. In italiano, migliore amico gay. Di che cosa parla questo film? Questo film parla di due amici, Tanner e Brent. Entrambi sono gay, però vivono l'omosessualità in modo molto diverso. Tanner praticamente è l'Adele del mondo gay. Tutto molto riservato, molto che sta un pochino sulle sue. Dall'altra parte c'è Brent, che è praticamente la Lady Gaga della situazione, un po' amante delle baracconate. Brent sta organizzando il suo coming out come se fosse la festa dei My Sweet 16. Quel programma che facevano su MTV con quelle ragazzine veziate, pacchiane, super ricche. Il suo obiettivo è quello di sfruttare la moda che c'è al momento, ovvero che l'ultimo trend delle riviste di moda è avere un amico gay. Sta studiando tutto nei minimi dettagli, così lui fa coming out e tutte le tizie più cool, più popolari della scuola vogliono poi litigarselo per averlo come migliore amico. E così diventerà popolare anche lui. Ma c'è un problema, lui un giorno si vede con Tanner, a un certo punto gli attiva Grindr, io non so mai come si dice, qualcuno me lo dica, Grindr, e a scuola lo scoprono. Così iniziano a litigarselo per avere lo status symbol trendy del momento. Se Tanner non sa che cosa fare in quel momento, dall'altra parte c'è Brent che sa esattamente cosa fare, sta rosicando. Visto che ormai il suo coming out è letteralmente spazzato via, non se lo cagherà più nessuno perché sarà tipo il coming out tarocco. Manca a dirvelo, il film non è mai uscito in Italia, secondo me non uscirà mai, perché appena in Italia dici la parola gay c'è tipo un bigotto che muore di infarto da qualche parte. Oppure prende un libro e inizia a fare la sentinella in piedi anche nel cesso di casa sua. Ma questo film è letteralmente favoloso, dovete assolutamente vederlo perché ci sono all'interno tantissime cose che adorerete, è stracolmo di icone gay. C'è addirittura un momento in cui Brent prega su un santuario di Lindsay Lohan. Cosa che faccio molto spesso anch'io, soprattutto per chiedere il suo CD musicale che sto ancora aspettando e probabilmente sarà finito sullo stesso pianeta in cui è andato a finire il terzo singolo estratto da Britney Jean, ma soprattutto il successo del disco solista di Michelle Williams. Sta lì, in un pianeta lontano, lontano. In questo film ci sono tantissimi attori che io adoro letteralmente. C'è quella che ha fatto Luna Lovegood, che è il mio personaggio preferito di Harry Potter, quindi l'adoro letteralmente. C'è Megan Mullally, che per chi non lo sapesse è Karen Walker di Will & Grace, che qui interpreta il ruolo della mamma di Brent, che in commenta in maniera molto 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 imbarazzante le scene di sesso con il figlio. Proprio quei momenti quando accadono con i tuoi genitori che rimani lì e vorresti tipo far finta di fare altro. C'è inoltre Natasha Lyonne, che recita in Orange is the New Black, ma soprattutto ha fatto il film più figo lesbico del mondo intero, But I Am a Cheerleader, è uscito in Italia con l'orribile titolo Gonne al bivio. Dovete assolutamente vederlo, se non l'avete visto dovete recuperare tipo stasera, non uscite, vedetevi il film. Ma soprattutto c'è lei, una poraccia d'eccellenza, Jojo. Molto probabilmente non saprete neppure chi sia Jojo e fate benissimo. È una di quelle cantanti anni 90 che ha avuto un successo fortissimo con un solo singolo, molto probabilmente perché l'ha venduto a pochi spicci lei di persona ai semafori delle strade, e poi dopo di quello non ha mai avuto una carriera. Però lei non si è rassegnata, non ha voluto ritornare a fare la commessa da Walmart, ha fatto altri singoli che non si è sentito nessuno. Così si è riciclata come attrice in piccoli ruoli e qui fa Soledad. Il trio delle tre ragazze cool della scuola è favoloso, però la mia preferita in assoluto è Fawcett, manco mi ricordo più come si dice. Ho adorato tantissimo anche Caprice. Ogni volta ha tipo delle maglie tarocche, tipo anziché Gucci c'è scritto Bucci, anziché Chanel c'è scritto Brianna. E questa cosa mi ha fatto un sacco ridere, me l'ha resa tanto simpatica. Sono sicura che adorerete assolutamente questo film, dovete adorarlo, perché è tipo l'apoteosi della meraviglia. Quindi il mio voto per questo film è... rullo di tamburi, 9. 9! Fatemi sapere se vedete questo film, se lo adorerete oppure no, ma già da quello che vi ho detto dovrete già adorarlo. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 3, 2, 1... You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...